Un primo bilancio tra luci e ombre è quello di Carlo Salvicchi della Confcommercio della Val di Chiana al termine del primo weekend di saldi invernali. Dal punto di vista ottico non c'è mai stato, neanche nei momenti del boom economico, di vedere folle fuori dai negozi in attesa di prendere i capi. Quindi diciamo, anche se non si vedono situazioni di questo tipo, questo primo weekend diciamo, la gente è entrata nei negozi. E dopodiché sul quantum è stato portato in fondo, questo non siamo in grado di dirlo. Salvicchi, seppur consapevole della grave crisi economica, è certo che la piccola distribuzione abbia fidelizzato a dovere la sua clientela. Il cliente abituale sa di poter prendere un capo giusto e importante, magari ad un prezzo estremamente ribassato, e quindi ha un rapporto preferenziale con il commerciante, con il titolare, e quindi sa di poter fare un acquisto buono da questo punto di vista. Ora i commercianti sperano di poter fare maggiore cassetto e di riuscire ad arginare le perdite del 2012. La speranza è molto alta, ovviamente, perché il 2012 è stato un anno difficile da questo punto di vista, e quindi c'è grande attesa. C'è l'attesa che sicuramente non risolverà le sorti dei fatturati, ma sicuramente può essere importante per partire in questo 2013 con il piede giusto, per poter quindi fare gli acquisti susseguenti, per poter garantire il personale, per poter fare tante attività in questo senso. Le caratteristiche ci sono, è ovvio, siamo consapevoli delle difficoltà delle famiglie, però siamo altresì consapevoli che qualche acquisto va fatto, e quindi mai come oggi è il momento di poterlo fare, e poterlo fare nel miglior modo possibile. E se la grande distribuzione fa la parte del leone, Salvicchi è convinto che la qualità e l'affidabilità del negozio medio-piccolo possa comunque continuare a fare la differenza. La crisi c'è anche nella grande distribuzione, non facciamoci abbagliare dalle folle che vediamo scritte nei giornali o che vediamo nei grandi outlet o quant'altro, perché ovviamente una folla lì può non essere sufficiente rispetto a pochissimi in un negozio, quindi diciamo questo non è più un problema. Il problema c'è stato quando ha cominciato ad esserci la grande distribuzione. Oggi chi ha saputo differenziarsi, chi ha saputo dare un prodotto diverso, chi ha saputo sviluppare un rapporto con il cliente di fedeltà, di fidelizzazione, non ha questo tipo di problemi. I problemi sono altri, sono legati purtroppo alla crisi del potere di acquisto, ai salari che nelle famiglie spesso si dimezzano o anche oltre, e quindi questo ripercuote nei consumi.